Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Nell'ordine questi campi con i quali stiamo per collegarci: Torino per Juventus-Lazio, Napoli per Napoli-Inter, Ascoli per Ascoli-Ternana, Roma per Roma-Lanerossi-Vicenza, Genova per Sampdoria-Bologna e infine Catanzaro per Catanzaro-Novara. Ai microfoni i colleghi Enrico Meri, Sandro Ciotti, Piero Pasini, Claudio Ferretti, Alfredo Provenzali e Emanuele Giacoia. Risultato dei primi tempi via Torino. Al Comunale di Torino, Juventus 1, Lazio 0. Rapidamente, per favore, i cenni di cronaca via Torino. Sì, a Torino il risultato è immutato, 1-0 sempre per la Juventus, ha segnato Altafini al decimo, giornata calda appena ventilata, Torino dove gli spettatori sono 45.000 di Ligia e Casarin. Una mezza sorpresa l'annuncia la Juventus quando gli altoparlanti di fondo la formazione bianconera, contrariamente a quanto si credeva, gioca Causio mentre assente Anastasi. Mentre assente Anastasi, un'altra occasione mancata dalla Juve pochi istanti fa, che è schierato in panchina con Pironi e Spinosi, rientra Furino, Lazio con Nani numero 6, Badiani 11 e D'Amico 10. La felice giornata di Causio, l'impegno di Viola e Furino, il lavoro di Bettega hanno consentito alla Juve di controllare fino a questo momento con una certa facilità una Lazio imprecisa dello scarso potenziale offensivo, nonostante un felice avvio iniziale. Saremo brevissimi anche nella cronaca e ci riferiamo alle cose essenziali. Juventus contro solo nel primo tempo e subito in attacco alla ricerca del risultato immediato. Al quarto Bettega riceve la palla in aria ma la manda oltre la traversa. Al quinto, donazione offensiva della Juve pericolosa in Causio al limite, parte un contrattacco laziale che si sviluppa sulla sinistra con scambio Rececconi Chinaglia. Ecco ancora un'azione pericolosa sotto la porta laziale e salvataggio di Rececconi. Dicevamo sempre nel primo tempo, al quinto l'azione Rececconi Chinaglia, testa di Garlaschelli su Zoff in uscita, e questo colpo di testa di Garlaschelli manda la palla a rimbalzare proprio sulla traversa. L'unica occasione, si può dire l'unica azione condotta dalla Lazio nel primo tempo. Al decimo Altafini, sempre lui, sblocca il risultato dalla sinistra di Purici, un corner di Causio, la testa di Altafini e rete a fili traversa. Poi ci sono state molte azioni, sempre la Juve che ha dominato questo primo tempo e ha concluso con una sola rete di vantaggio. Ricordiamo, ha segnato Altafini, ora sta attaccando la Lazio, ha segnato Altafini al decimo e c'è un salvataggio in calcio d'angolo per la Juventus. A voi Napoli. Entrato in collegamento con lo stadio comunale di Torino, il risultato è immutato, mentre sono trascorsi 12 minuti all'inizio della ripresa e c'è un calcio d'angolo ancora per la Juve che preme l'attacco. Sta per batterlo Gentile, che poi lascia il suo posto ad uno dei migliori giocatori juventini della giornata. Si tratta di Causio, che ha giocato fino a questo momento un'ottima partita. Causio batte il tiro da bandierina, pallone in aria, la palla spiove davanti a Bettega, si era portata sotto porta, perde anzi, vediamo che è andato a terra, perde quindi l'occasione. Mentre la difesa laziale si rimette in azione, Rececconi, che ha ricevuto la palla sulla sinistra, avanza, attraversando il campo dalla sinistra verso il centro. Scusa Mary, qui è Napoli, Clerici ha raddoppiato su punizione, 2-0 per il Napoli, a te la linea. Bene, ecco ancora Badiani che ha recuperato il pallone, lo lancia sulla destra dove era scattato Martini, poi desiste però Martini all'inseguire il pallone mentre la palla termina oltre la linea di fondo recuperata da Zoff per la rimessa in gioco. È il 12° minuto del secondo tempo, ripetiamo, il risultato è di 1-0, è stata la Juventus a passare in vantaggio al 10° minuto grazie a una rete messa a segno da Altafini. Vediamo rapidamente le formazioni delle squadre. La Lazio gioca con Pulisic di Martini, Wilson di Nanni, Garlaschelli, Rececconi, Chinaglia, D'Amico e Badiani. La Juventus è in campo Zoff, Gentile, Cucurettu, ecco ancora un attacco Juventus che si perde al limite dell'area laziale per un intervento di Nanni. Zoff, Gentile, Cucureddo, Forini, Morini, Scirea, Viola, Causio, Altafini, Capello e Bettega. Avanza in questo momento D'Amico, colpo di tacco all'indietro per Nanni che insegue ancora la palla. Attendiamo che si concluda questa azione che pare riesca ad organizzare la Lazio in questa occasione. Nanni rimette il pallone verso il centro per D'Amico, De Rizzo, quest'ultimo allunga ancora la palla a Martini. Martini nel cerchio del centrocampo, inganna Altafini ma perde subito la palla e sta per riscattare nuovamente la Juve. Ferma il pallone Causio con il petto, lo mette a terra e circondato da due avversari perde il pallone ad opera soprattutto di Badiani, che in questo momento sulla sinistra recupera ancora. Ecco la Lazio in attacco. D'Amico, che ha ricevuto la palla, ha varcato la linea centrale di qualche metro, passa in avanti a Chinaglia che tocca la palla senza fermarlo. Punizione per fallo commesso da Morini ai danni di Chinaglia e teniamo ancora la linea per qualche istante. L'arbitro è Casarin, gli spettatori sono 45.000. Ecco il pallone che Wilson cede in questo momento ai giocatori laziali. È Furino che ha recuperato la palla, la cede all'arbitro che la mette nel punto dove è avvenuta l'infrazione. C'è il calcio di punizione in favore della squadra laziale e D'Amico che ha messo la palla davanti a sé e prende una rincorsa piuttosto breve. Sta per toccare lateralmente su Martini, così infatti. Ecco Martini che ha recuperato ancora la palla, è attaccato subito da Furino, cerca di spingere verso il centro, effettua un cross al limite dell'area, colpo di testa di Cucureddu, pallone fuori area, recupera ancora Badiani, pronto eventualmente per il tiro, passa Chinaglia, colpo di testa in area da rischio di rigore, colpo di testa di Gentile su Garlaschelli, respinge ancora su Furino che si porta al limite, cerca di respingere Furino, ma la palla colpita da Chinaglia termina in fallo laterale. Al 14° sempre 1-0 per la Juventus, a voi Napoli. 20° ecco un attacco della Lazio sotto la porta, esce Zoff, c'è stato un attimo di ritardo da parte di Zoff in questa sua uscita, comunque il portiere
della Juventus è uscita, ha recuperato il pallone, non ha corso nessun pericolo fino a questo momento Zoff, e quindi ha rimesso la palla in gioco verso Furino. Il risultato è sempre di 1-0 in favore della Juventus. Ricordiamo che ha segnato Altafini al decimo, ma al 17° su cross di Cocoreddo dalla destra Bettega ha preso in pieno il palo. Ecco ancora un attacco della Juve, scatta Altafini, sta per entrare in area, ma Wilson, che è uno dei migliori da parte laziale, è riuscito ancora a respingere. Dalla parte opposta sulla linea centrale del campo si è portato Morini, passa il pallone sulla destra ancora per Causio, che tenta di effettuare un altro affondo, poi lascia il pallone ancora all'indietro per Cocoreddo. Avanza in questo momento Cocoreddo nella posizione di mezzo destro, poi si porta verso il centro da destra, mantiene il possesso della palla, la tocca all'indietro per Capitan Furino, controlla in questo momento la sfera, la lunga ancora Viola, al limite si volta il giocatore, sta per tirare, tiro raso terra sul fondo, passando vicino al palo di destra della rete di Pulici. Viola è andato ancora vicino alla rete laziale, ricordiamo un suo tiro dal limite esattamente al 21° della ripresa, mentre le due squadre, mentre la Juventus conduce la partita per 1-0. Ricordiamo ancora, ha segnato Altafini. La Juventus continua, si può dire, a dominare l'incontro. Non riusciamo a vedere, anche se tutto naturalmente è possibile nel calcio, come la Lazio possa riuscire ad organizzare qualcosa di concreto. Lazio che è andata addirittura, come si suol dire, in barca all'inizio del tempo, quando su uscita di Pulici la strada è stata costretta a difendersi con affanno per salvare la porta che era rimasta vuota. Ecco comunque la Lazio con Rececconi, ha recuperato il pallone, lo lancia sulla destra. Scusa Mary, sono destinato a interromperti oggi. Il Napoli ha portato di nuovo a 2 le lunghezza di vantaggio, segnando con Braglia al 22°. 3-1 quindi la situazione per il Napoli, a te la linea. La palla è terminata fuori sulla zona che avevamo descritto, la rimessa in gioco dalla Juventus, a voi Napoli. Dove si gioca, ripetiamo, il 22° del secondo tempo. Essere così coglioni come questo. Dove si gioca il 22° del secondo tempo, e come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato di nuovo a 2 le lunghezze di vantaggio sull'Inter, segnando con Braglia. Attenzione Ameri, sto per cederti la linea e vi prego di tenere chiuso il microfono al termine dell'intervento, grazie, via Ameri. Sì, Bortoluzzi d'accordo, pochi istanti fa siamo stati costretti a respingere l'attacco di un tifoso laziale che entrare in cabina. Comunque l'azione prosegue da parte della Lazio, e con cross di Martini esce Zoff dei pari, la palla attraversa tutta l'area avversaria, appunto della Juventus, termina in parte opposta posto dove è stato effettuato il cross. Zoff interviene e rimette prontamente in azione ancora i propri compagni. Dobbiamo dirvi che al 25° del secondo tempo è uscito Bettega, al suo posto è entrato Anastasi, quindi la Juventus ha sostituito un suo giocatore. Quindi 36° minuto del secondo tempo, Sampdoria 1 Bologna 0, a te Ameri. Sì, attenzione Provenzali, Anastasi finalmente è ritornato al gol e ha segnato su uscita vuota da parte di Pulici la sua rete. Pertanto la Juventus conduce ora per 2-0. Anastasi, abbracciato dai compagni, ha portato a 2 il successo delle reti juventine. A te Provenzali. Torino, linea per un minuto, grazie a te Enrico. Anche ora una volta Anastasi davanti alla porta di Pulici ha mandato sul fondo un prezioso cross che è stato effettuato dalla destra da parte di Cocoreddo. La Juventus domina in crescendo questa partita, sta conducendo l'incontro ormai per 2-0. Ecco la palla sui piedi di Martini, Pulici l'ha inviata, Martini avanza al terzino, si è portato oltre la linea centrale del campo e controllato ora da Capello. Ecco che si libera di Capello Martini, porta il pallone sulla destra, rimette al centro ancora per Gallaschelli, ancora per Martini, ma perde subito la palla. L'azione della Lazio è piuttosto fragile, si perdono subito al limite dell'area, non riescono mai ad essere pericolosi laziali, mentre la Juve riporta una volta la propria offensiva nella metà campo della Lazio. Scende Viola, lanciato da un passaggio di Furino, avanza ancora davanti a sé Rececconi, lascia il pallone ad Altafini che scatta, cerca di liberarsi di Ghedin, ed è il giovane Ghedin che deve afferrarsi al vecchio campione per cercare di fermarlo con le braccia. L'ha fermato al limite, c'è un calcio di punizione che viene battuto, tra pochi istanti verrà battuto dalla Juventus, mentre mancano 5 minuti alla conclusione degli incontri. Al termine di questa azione cederemo la linea a Napoli. I giocatori juventini sono vicini all'arbitro Casarin, che ha messo il pallone a terra. Siamo a circa 7 metri di distanza dal limite dell'area laziale. Ecco Capello, ecco Cucureddo alle spalle di Capello, sulla sinistra si sposta anche il capitano della Juve Furino. Al limite attende Altafini, che sta forse leggermente zoppicando. Al limite alle spalle di Altafini ancora Anastasi, parte il tiro indirizzato a Furino sulla sinistra. Furino recupera, finta nei confronti di Martini, poi ancora dal pallone a Capello che sospinge sulla sinistra, finta per Rececconi, rimette al centro Anastasi, tiro ribattuto ancora in calcio d'angolo. Non attendiamo l'azione del calcio d'angolo, altri colleghi avranno da raccontare gli episodi della loro partita. Voi Napoli, attenzione, attenzione, la terza rete è entrata alle spalle di Pulici ed è stato Anastasi che si vuole superare davanti al portiere, è riuscito ancora a beccare in pieno un bel passaggio di Capello e a metterlo in rete. Il pallone è andato a rimbalzare sotto la traversa,
sta assumendo le proporzioni forse giuste, dobbiamo proprio dirlo, questo successo juventino sul campo del Comunale di Torino, dove la folla ormai sta applaudendo i propri campioni, che sono veramente forse con questo incontro i nuovi campioni d'Italia. C'è una lunga fuga di Curcio che al limite dell'area di rigore rimette al centro, attenzione, per Prati. Attenzione Ferretti, Anastasi, quarta rete per la Juventus, a te Ferretti. Torino, linea sino al termine, a te Enrico. Sì, d'accordo Bortoluzzi, fino al termine, tremendo crescendo della sinfonia bianconera. Anastasi per tre volte, al 38esimo, al 43esimo, è riuscito a violare la rete di Pulici. Nell'ultima occasione, nell'ultima rete, quella segnata al 43esimo, c'è stato prima un palo di Viola, perché in pratica forse Viola ha costruito questo terzo gol. Un palo di Viola sulla respinta del palo, ha recuperato Anastasi, ha colto la traversa e sulla respinta ancora della traversa Anastasi, repotenza, ha messo in rete. Crescendo dunque juventino nel gioco e nella partita che potrebbe dare lo scudetto definitivamente alla squadra juventina. Ecco Capello che ha varcato la linea mediana del campo, lancia ancora sulla sinistra Anastasi. Anastasi è fermato in questa occasione dal numero 5 Oddi, è terminato a terra un po' dolorante, è stato colpito sulla coscia destra. Vediamo che dolorante si sta per rialzare, mentre corrono prontamente i massaggiatori accanto al giocatore insieme con il dottor Laneve. Intanto vediamo che il gioco in questo momento è fermo. Ricordiamo ancora come si sono susseguite le reti: Altafini al decimo del primo tempo e nella ripresa dal 38esimo Anastasi, poi ancora Anastasi al 42esimo e al 43esimo ancora Anastasi. Il giocatore che ha sostituito Bettega al 25esimo minuto del secondo tempo è ancora in piedi, mentre Altafini cerca di dirottare verso il centro dell'area laziale un pallone di testa. È riuscito, è uscito Pulici, però ha recuperato il pallone. In questo momento l'arbitro dà il fischio di chiusura della partita, la Juventus ha battuto la Lazio per 4-0, consegna quasi ufficiale dello scudetto alla Juventus da parte della Lazio, una Lazio che, dobbiamo dirlo, non ha giocato da squadra campione, forse ad eccezione del solo Wilson, mentre la Juve si è battuta con estrema generosità. Dopo la partita con il Twente diciamo che per la Juventus occorrevano nervi saldi e estrema generosità, il resto l'avrebbe fatto l'indubbia classe degli uomini di maggior spicco della squadra juventina, ed è stato quasi giusto che per sbloccare il risultato sia stato José Altafini a dare il là a questa vittoria che soltanto in una ripresa in pochissimi minuti ha preso la consistenza che ha preso, ed è stato anche giusto che sia stato proprio Anastasi, questo attaccante che è rimasto all'asciutto di gol da tanto tempo, aveva segnato 5 gol fino a questo momento Anastasi, sia stato lui, dicevamo, a dare il via a questo crescendo bianconero che si conclude con un risultato davvero sorprendente. La Juve batte la Lazio per 4-0. Ripetiamo ancora per quanti si ponessero in questo momento in ascolto come si sono susseguiti i gol: nel primo tempo al decimo Altafini, nella ripresa al 38esimo Anastasi, al 42esimo Anastasi e al 43esimo ancora Anastasi. Il nostro collegamento diretto al Comunale di Torino è terminato. A te Bortoluzzi.